PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Ciao, stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Io sono Francesco Posati e ti do il benvenuto alla puntata numero 26. In cantiere tante novità per migliorare ancora di più il podcast. Infatti da oggi il format si arricchisce di una rubrica interna curata proprio da Marco Pennacchini. Marco è la voce della sigla di lancio e di chiusura del podcast. Da oggi Marco ci accompagnerà nel raccontarci le piccole novità digitali del mondo per essere ancora di più avvocati tecnologici consapevoli. Ti ringrazio sempre del sostegno che mi hai mostrato nelle precedenti puntate. Per aiutare il podcast a crescere, lascia una recensione su iTunes o su Spreaker per far conoscere il progetto o condividi tra i tuoi contatti. Altra novità di oggi, PCT Facile sbarca anche su patreon.com/fposati. Patreon è la piattaforma di crowdfunding. Oggi qui potrai finanziare il podcast anche con piccolissimi abbonamenti mensili. In cambio riceverai dei contenuti esclusivi solo a te riservati. A breve avrai tutte le notizie del caso. Continua a seguirci. Iniziamo! Nella precedente puntata 25 ho parlato dei millennials che saranno i futuri clienti dei professionisti con cui ci dobbiamo sempre di più relazionare. Uno dei tratti distintivi è che i millennials sono nati nella tecnologia e questa sta incidendo profondamente nei rapporti sociali e lavorativi. Per un millennial, informarsi e aggiornarsi su internet è un fattore naturale, direi quasi esistenziale. Su Google e Amazon confrontano i prezzi, fanno acquisti online di prodotti e servizi, li recensiscono, incontrano amici. Per i millennials, il web è la finestra sul mondo su cui affacciarsi quotidianamente. Quindi appare naturale per la generazione Y cercare su internet anche un avvocato e richiedere una consulenza anche via WhatsApp o Telegram. Ma gli avvocati hanno colto la novità? La risposta sarebbe no, anche perché la situazione attuale dei professionisti non è tutta rose e fiori. Anzi, pare che noi poveri siano proprio i professionisti, architetti, geometri, commercialisti e appunto avvocati. Valeria Zappilli, in un post dal titolo Tutti i miti da sfatare nella professione forense per il portale giuridico studiocataldi.it, ha evidenziato che nel 2016 8.000 avvocati si sono cancellati dall'ordine, non ce la facevano più a pagare le quote previdenziali. Gli avvocati under 30 guadagnano in media meno di 10.000 euro l'anno e per arrivare a 30.000 bisogna raggiungere i 40 anni. Nel 2015 un numero di legali pari all'8,1% addirittura ha dichiarato un reddito pari a zero. Le cause di questi numeri impietosi sono tante. La crisi ha messo del suo e probabilmente ci sono anche troppi professionisti, almeno in alcuni settori. Ma poi esce un'altra notizia, segnalata da Roberto Marsicano, fondatore di Digital Vizir, che mette tutto in discussione. Solo il 10,7% dei professionisti pubblicizza la propria attività tramite i mezzi digitali, che poi sono anche quelli più economici e su cui investire proprio in tempi di crisi. Secondo il Censis, nel suo rapporto Le professioni in Italia, una ricchezza per l'Europa, indagine sui professionisti italiani, i dati mettono in luce che la maggior parte dei professionisti, il 61,2%, usa il passaparola per ampliare la clientela, anche perché l'84,8% dei professionisti lavora esclusivamente in città o in regione. Solo il 10,1% di loro intrattiene qualche tipo di rapporto con l'estero. Inoltre, pur passando quasi 7 ore al giorno sul web e 2 ore sui social, solo il 30,3% ha un sito web e solo il 13,2% lo utilizza per promuovere la propria attività. Come ci ricorda sempre Roberto Marsicano, questi dati fanno venire in mente il famoso detto: il santo vuole pure farti vincere la lotteria, ma il biglietto lo devi comprare. Oggi non si può pensare di fare una qualsiasi attività commerciale e fare una libera professione è un'attività commerciale, senza pubblicizzarla, senza curare la propria presenza online e considerando che anche i nostri futuri clienti saranno i millennials, abituati a queste nuove dinamiche di relazione online. Prima di arrivare alle conclusioni, sentiamo Marco con la sua prima news tecnologica in PCT Digitale.
Dall'Università di Southampton arriva la memoria eterna realizzata su nano supporti di cristallo. Questo sistema di memorizzazione messo a punto dagli studiosi utilizza cristalli nanostrutturati in quarzo sui quali vengono registrati i dati attraverso laser ultra veloci. In questo modo il file è scritto su 3 nanostrati e la lettura dei dati è effettuata attraverso la combinazione di un microscopio ottico ed un polarizzatore. Tutto questo per avere una capacità di archiviazione senza precedenti, 360 terabyte per ogni unità con una stabilità termica fino a 1000 gradi Celsius e una durata praticamente illimitata a temperatura ambiente. Ringraziamo Marco per la sua rubrica e riprendiamo il tema della puntata sul rapporto avvocati e web. Sarà amore? Stai ascoltando PCT Facile, il primo podcast per avvocati tecnologici. Il Consiglio di Stato, con il parere 1164 e la riforma dell'articolo 35 del Codice Deontologico degli Avvocati, hanno introdotto rilevanti novità in materia di promozione online. Abbiamo superato la visione dei tradizionali modelli passati di pubblicità, anche grazie alla direttiva europea 2000/31 sull'e-commerce, che promuove una nuova visione europea della professione intellettuale sempre più legata al concetto di impresa. Gli avvocati italiani possono promuovere la propria attività secondo le leggi del mercato, anche attraverso tutti gli strumenti offerti dalla rete, piattaforme, network e social, nel rispetto dei principi cardine della professione forense, quali la veridicità e correttezza dell'informazione, indipendenza e competenza, lealtà e onorabilità, riserva e segretezza, dignità e decoro professionale. Incominciamo a trovare in rete novità nella comunicazione, nel legal marketing, nella consulenza online. Tra tutti segnali i portali giuridici La Legge per Tutti.it dell'avvocato Angelo Greco, Studio Cataldi.it dell'avvocato Roberto Cataldi e AvvocatoAndreani.it dell'avvocato Anna Andreani. Nascono gruppi di discussione in rete. Gli avvocati incominciano ad aprire i blog. Tuttavia, Rita Eva Cresci per Mop Italia evidenzia i rischi e offre importanti considerazioni affinché gli avvocati non cadano nella rete. Rita conclude con l'affermare che la promozione online della professione legale di fatto è senza dubbio l'opportunità per la categoria forense di disancorarsi da uno scoglio di regole che erano ormai distanti dalle attuali dinamiche socioculturali. Ma dobbiamo per il momento rapportarci all'insieme della casistica oggi presente in rete con una certa diffidenza. Diffidenza non nello strumento web, ma nel suo utilizzo approssimativo. La rete offre tante possibilità se utilizzata con criteri e professionalità. Gli avvocati devono strutturare i propri studi in modo manageriale, dedicando anche apposite risorse economiche e umane che determineranno il loro successo con l'acquisizione di nuovi mercati e nuova clientela, anche remota, non solo di prossimità. Il contesto economico e sociale attuale è profondamente mutato. L'ingresso di nuove realtà professionali più specializzate e il ruolo centrale dell'innovazione obbligano gli avvocati a guardare al marketing e al web quale metodologia di approccio al mercato. L'applicazione delle diverse strategie diventa infatti un elemento irrinunciabile per ogni avvocato che intende essere competitivo e sopravvivere in un mercato in cui la forte concorrenza e l'evoluzione della domanda più duttile impongono una profonda revisione dell'offerta, di prestazioni e dell'organizzazione della struttura del lavoro. Come ci ricorda Laura Tironi, dobbiamo avere consapevolezza delle potenzialità del web come veicolo di idee e messaggi per promuovere prodotti e servizi. Noi siamo il prodotto di noi stessi. E in tempi di crisi, che ha inciso negativamente anche sui prezzi dei servizi legali, il web ti permette di raggiungere risultati reali, che però vanno pianificati, ci vuole tempo. E vincerai solo con la costanza e la preparazione. Non basta aprire un sito vetrina o avere qualche profilo social abbandonato a se stesso. Vanno curati, aggiornati e inseriti in un piano di comunicazione. Continua a seguirmi, nei prossimi podcast ti spiegherò come. Termino qui questa puntata, spero che ti sia piaciuta e che ti abbia dato nuovi stimoli nel rafforzare la tua consapevolezza di avvocato tecnologico. Su SoundCloud, su Spreaker e nel canale Telegram potrai riascoltare le precedenti puntate. Ti ricordo che viviamo il futuro digitale. Al prossimo appuntamento, ciao!
Segui PCT Facile su avvocatotecnologico.it, su Tumblr e su Telegram. Contatta l'autore, Francesco Posati, per idee, suggerimenti, richieste su about.me/fposati o scrivi a me@francescoposati.it. Sostieni il podcast tramite paypal.me/fposati.